Ogni mattina alla sveglia puntata alle 5.55 la sua palestra di Motta di Costa Bissara, la battezzata 5 Lab, e da buon difensore centrale della vecchia guardia non occorre tanta fantasia per capire qual era il suo numero di maglia preferito. 5, che ha fatto parte di una fetta importante e prolungata della sua vita sportiva anche nel futsal, il calcio a 5, sia come giocatore nell'amatoriale sia come preparatore fisico di più club vicentini al maschile e al femminile. Oggi fa parte dello staff del Venezia Calcio, club professionistico con una proprietà di vocazione internazionale ai vertici della Serie B. Quando arrivò 2 anni e mezzo fa fu catapultato in Serie A. Oggi Francesco Cavedon, alias Ciccio, così come è conosciuto ovunque, dottore in scienze motorie, kinesiologo e specialista in riatletizzazione, rehab, riveste una figura cruciale, quel dietro le quinte dello sport di ogni ordine e grado, a cui Breakpoint dedica ancora una volta una puntata. Porta come marchio il nomignolo affibbiatogli da ragazzino quando giocava a calcio, ricordando curiosamente un bomber napoletano, Francesco Ciccio Baiano, con il quale aveva in comune in realtà solo il nome di battesimo e nulla più. Si parla di lavoro, di sport, di famiglia con Melania e il piccolo Leo, neocalciatore con papà Ciccio, a dribblare i suoi 1000 impegni per essere presente alla sua prima partita. Si viaggia da Schio, dove Francesco è cresciuto da bambino, arrivando a Caldogno, dove vive ai giorni nostri, passando per Motta di Costa Bissara, dove per una volta ha sudato lui per primo anche come muratore, montatore di arredi, pittore, per mettere in piedi il suo centro fitness e di kinesiologia, toccando piccole e grandi tappe di vita, per esempio a Vicenza, dove ha collaborato per un decennio nel vivaio dell'Ane Biancorosso, fino a raccontare dello sliding door che l'ha portato in laguna al calcio professionistico.